Buongiorno a tutti. È un onore per noi anche quest'anno essere su questo palco e portare la nostra esperienza. Ringraziamo per l'invito alla partecipazione il Comitato Carlo Giuliani. Siamo le mamme in piazza per il dissenso, veniamo da Torino. Siamo le mamme di giovani che come Carlo, come voi, come tutti noi, hanno capito, aveva capito già Carlo allora, che questa strada non è quella giusta, che non ci porterà verso una società di uguaglianza, di fratellanza, di diritti sociali, di equità sociale. Sono giovani che come noi, come voi, stanno dicendo a voce alta: noi a questo gioco non ci stiamo. Sono giovani che sulla loro strada trovano la mano pesante della repressione e pagano a caro prezzo il loro impegno. Spesso, sempre più spesso, a loro vengono combinate misure cautelari, siamo arrivati anche al carcere come misura cautelare. Noi siamo al loro fianco come mamme e come cittadine preoccupate per questa deriva antidemocratica del nostro Stato. Siamo con loro, con voi, perché con loro e con voi condividiamo i sogni, le preoccupazioni e le voglia di cambiare. Il lavoro continua e saremo presenti sempre. Saremo con loro e con voi. La prima cosa che voglio dire è questa: io sto con Askatasuna. Noi stiamo con Askatasuna. Sono Irene, sono la mamma di Emiliano, ma in questo momento sono Elena, la mamma di Francesco. Sono Cinzia, la mamma di Jacopo. Sono Rosa, la mamma di Alice, la mamma di Sara, la mamma di tutti questi ragazzi che stanno pagando un prezzo altissimo. Brevemente vi racconto una delle ultime storie di Torino, una storia che però abbiamo già visto tante volte a Torino e non solo, che vediamo oggi e che purtroppo vedremo ancora. Era la mattina del 12 di maggio, 11 famiglie del 12 di maggio, 11 famiglie sono state svegliate dalla Digos. Hanno prelevato 11 ragazzi, 11 studenti, 11 studenti innocenti e portati in questura. Tre di loro, Emiliano, Jacopo e Francesco, sono finiti in carcere, gli altri agli arresti domiciliari, altri ancora obbligo di firma, anche due volte al giorno, in posti diversi della città. Agli arresti domiciliari Sara, colpevole di aver spiccherato. La paura di quei momenti di non sapere dove erano i nostri figli, perché abbiamo scoperto dopo Emiliano era positivo al Covid, per cui è stato messo immediatamente in isolamento, in carcere. E gli altri ragazzi per 5 giorni sono stati in isolamento in quanto erano stati nella stessa auto dove era Emiliano. Per diversi giorni non hanno potuto parlare con gli avvocati e con le famiglie. E quindi l'angoscia di sapere questi ragazzi in un carcere. Non esattamente il posto più sicuro di questo Stato. Allora non sai cosa fare, chiami la garante, chiami la direttrice, cerchi il cappellano, ti appelli a qualsiasi cosa per sapere come sta tuo figlio. Finalmente si svolge l'udienza del riesame. Dopo tanti giorni Emiliano può uscire dall'isolamento, possiamo sentirci per telefono. L'udienza del riesame confermerà il carcere per Francesco
i domiciliari con tutte le restrizioni, braccialetto compreso, e con l'impossibilità di comunicare con nessuno, con qualsiasi persona, per Emiliano e per Jacopo. Passano 10 giorni, il braccialetto non si trova. Finalmente Emiliano e Jacopo vengono portati a casa dalla polizia penitenziaria come i peggiori pericolosi. Adesso Francesco è ancora in carcere, Emiliano e Jacopo sono ancora ai domiciliari, Sara è ancora ai domiciliari. Ma noi mamme chiediamo che Francesco venga liberato subito, che vengano tolte tutte le restrizioni. Noi mamme vogliamo che inoltre tutti i nostri figli, non solo i nostri figli, che tutti questi ragazzi siano liberi. Adesso, se dovranno pagare, pagheranno, ma dopo un processo. Ora sono solo misure cautelari. Noi mamme saremo sempre al fianco di ragazzi che si battono per un mondo migliore. Ci troverete, ci troveranno sempre qua. Non faremo mai un passo indietro. Io volevo solo dire che praticamente noi dal 2016, anno in cui ben 28 ragazzi, chi per difesa di territorio, chi per antifascismo, chi per la lotta per la casa, erano inquisiti e comunque molti sotto cautelari. Ecco, dal 2016 che la nostra posizione è comunque quella di portare a conoscenza questi fatti a tutti, perché potrebbe succedere a qualsiasi di noi, anche solo per essere stati in una manifestazione dove magari sono successi dei tafferugli. Ecco, quello che noi abbiamo fatto, quello che noi faremo e quello che stiamo facendo lo potete seguire sulla nostra pagina Facebook Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona lotta, Piazza Carlo Giuliani.